sono i topi che sono quando una gatta. Perché questi buchi qua escono tutti animali. Qua escono uno di tutto qui dentro, non è che esce un pezzo solo. La sera qua è un ma pare un'oretta fila. Ma vedi quanti ce ne sono? Sì, sono tutto buco qua. E questi piccoli secondo me o faranno topi piccoli o saranno. Ma sono i topi che scavano a terra e esce. Guardate qua, venite da questa parte. Guarda qua. Guarda che buco. E pigliate quello? Guarda, questo portano pure il cartapesso, forse hanno fame. Se non si può spiegare. Buco là, buco là. Poi che manutenzione ci vorrebbe pure, no? Perché sta una puzza sul primo piano sto cristiano, no? Avete chiesto la disinfestazione al comune? Sì, l'abbiamo chiesto, ma a caccia è trasformato. Però non si può vivere in questa maniera. L'odore è insopportabile, arriva persino nelle prese elettriche delle stanze da letto, cioè si sente dietro il letto, che io un giorno non avevo capito, io all'inizio non avevo capito, ho smontato la stanza da letto. Ma anche nell'ascensore. Anche nell'ascensore, perché tutti questi animali da dove vengono? Perché sotto c'è qualcosa. Io mica porto da casa per portare a casa, no? C'è qualcosa che non va, che c'è, ma visto il lato e non aperto, hanno visto che c'era sotto tutta l'acqua, è acqua putrida, acqua che stagna qua, animali ci saranno, animali troppi morti, quello che c'è, e quindi questa cosa è una cosa, è un malessere generato per l'incolumità delle persone, è vero.